ragazzi, oggi volevo farvi vedere un esercizio utile per insegnare ai vostri cavalli a cambiare di galoppo. Io lo uso sempre con i cavalli giovani, voi potete farlo anche con i cavalli un po' più anziani se volete lavorare sui cambi di galoppo. Quello che vi serve sono due barriere e due pilieri. Immaginate un cambiamento diagonale. Alla fine di questa diagonale posizionate vicino all'angolo la prima barriera e il primo piliere, in questo modo. Andiamo a posizionare sull'altra diagonale l'altra barriera col piliere. Immagino sempre il mio cambiamento diagonale. Alla fine della diagonale posiziono la barriera con il piliere. L'esercizio è pronto. Iniziamo partendo al galoppo mano destra e disegnando una grande mezza volta, passando sopra il cavalletto e chiedendo il cambio di galoppo esattamente nel momento in cui il cavallo sta effettuando il cavalletto. Ma parliamo adesso di quello che deve fare il cavaliere per chiedere un cambio di galoppo. In questo caso, partendo da mano destra, nel momento in cui chiediamo il cambio di galoppo dobbiamo aprire la redine sinistra per indicare la direzione al nostro cavallo, arretrare la gamba destra e mantenere invece la gamba sinistra vicino al sottopancia. Partendo da mano sinistra dovrò fare esattamente il contrario, ovvero sul cavalletto aprire la redine destra, arretrare la gamba sinistra e la gamba destra che resta vicino al sottopancia. Quando i vostri cavalli hanno imparato bene questo esercizio, possiamo togliere i pilieri e ripeterlo soltanto con le barriere per terra. Non dimenticatevi mai di premiare i vostri cavalli dopo un cambio di galoppo con una bella carezza. I cavalli meno esperti e i puledri io li premio anche facendogli fare un po' di passo. Provate ora a fare l'esercizio venendo da un cambiamento diagonale e a chiedere il cambio di galoppo sempre quando passate sopra la barriera. Bene, siamo arrivati all'ultima fase dell'esercizio, togliamo le barriere a terra e chiediamo i cambi sempre nello stesso posto. Una volta che il vostro cavallo avrà imparato a fare i cambi correttamente, vedrete che potrete chiederli in qualunque parte del campo. Spero che il video vi possa essere utile e buoni cambi a tutti. Ciao!